Innanzitutto di fronte a noi una cruna del lago, che sono le elezioni del prossimo 26 maggio. Le elezioni amministrative, le elezioni in Piemonte, le elezioni europee soprattutto. E dobbiamo questa ambizione, vedi Nicola, purtroppo non abbiamo fatto una corsa negli ultimi mesi, ma la dobbiamo fare adesso, una corsa, perché queste elezioni sono tra poco più di due mesi, ma saranno un appuntamento, come si dice, con la storia. E ogni tanto queste cose che si dicono in politica sono anche vere, e questa volta è vero. Come ci andiamo noi con l'ambizione di costruire assieme e sulla base anche dell'input che è venuto da Siamo Europei e con tante altre forze e contributi, di costruire una lista in grado di competere con la Lega di Salvini. Questo è il nostro obiettivo per le elezioni europee, mettere in campo una lista capace di competere con la Lega di Salvini. Io penso che c'è un clima tra di noi che ci può consentire questo sforzo. Darò il mio contributo. Sono sempre stato convinto che quello che importa tra di noi è avere una squadra, fare gioco di squadra, avere chiaro chi guida questa squadra e il contributo che ciascuno può e deve dare. Guardate, non è per buonismo, non è per volemose bene. Io sono stato nella mia vita molto spesso in maggioranza e molto spesso in minoranza nei partiti in cui ho militato, e non ho mai nascosto le mie idee per motivi di un qualche interesse personale. Quindi a me piace un partito in cui ci sono posizioni e idee diverse, ma questo partito deve avere di nuovo finalmente in testa che si fa un partito per il Paese e per vincere le prossime elezioni. Non si fa un partito per conquistare posizioni personali e per mettere in evidenza differenze personali. C'è una squadra e l'obiettivo di questa squadra è tornare a vincere per l'Italia e per l'Italia che noi vogliamo. Grazie e buon lavoro a tutti voi e a tutti voi.